Insomma, la manifestazione frontalieri incazzati di Ventimiglia. Cosa dice il centrodestra? Ma sicuramente intanto la massima solidarietà a questi nostri amici che lavorano all'estero e che devono avere la dignità che meritano. Sono tante famiglie che ogni anno hanno sempre la preoccupazione di una situazione giuridica poco chiara e che rischia di metterle in gravi difficoltà. Serve un intervento, l'intervento deve essere fatto a livello parlamentare, si deve fare attraverso una normativa che chiarisca e definisca bene le disposizioni di legge per fare in modo che ogni anno non siamo di nuovo ad affrontare lo stesso problema. Il famoso siamo andati avanti per tanti anni con il bonus. Adesso il bonus deve essere assolutamente confermato e i frontalieri dovranno godere del bonus anche per quest'anno, però l'importante è che si arrivi a una normativa definitiva. C'è già un movimento positivo perché è trasversale, perché parte e attraversa il centrodestra come il centro-sinistra, che tutti insieme si faccia ognuno la propria parte, lo facciano le forze politiche per mettere finalmente la parola basta a un problema di cui non ne vogliamo più sentire parlare. I frontalieri sono dei lavoratori che hanno diritto ad avere una dignità e ad avere un riconoscimento fiscale adeguato come tutti gli altri lavoratori italiani.